cioè vedere oggi lo stadio per la prima volta. Con il mio collaboratore Alessandro, proprio di questo stavamo parlando, le posso garantire che al nord stadi così belli non ce ne sono. No, mi creda, veramente, oggi ne parlavamo, io pensavo di trovare qualcosa di molto diverso, quindi cioè, complimenti perché il campo... Poi per quanto riguarda il discorso dei problemi, io sono abituata per natura, non qua, a pensare sempre alla soluzione. Perché se mi fossilizzo sul problema non trovo la soluzione. Quindi i problemi ci sono, ma ci saranno sempre i problemi, perché ne risolvi uno, ne trovi un altro. L'importante è essere sempre proiettati nell'obiettivo, a volerlo raggiungere. Poi un po' alla volta lo si farà. Per quanto riguarda l'illuminazione, ne avevamo parlato, mi avevano spiegato un po' questa situazione. Non saprei cosa rispondere perché non vorrei dire nulla che potrebbe poi essere smentito, perché non conosco bene la situazione qual è. È messo nel piano triennale. In ogni caso, cioè, voglio dire, nel momento in cui faremo quello che dobbiamo fare, penseremo anche sicuramente a questo. Cioè, assolutamente sì. Però mi creda, io ho visto diversi stadi al nord, a parte, ripeto, le squadre, quelle di un certo livello, non hanno tutta questa cura. Addirittura ho visto i nomi dei giocatori sugli spogliamaletti, cioè, sui spogliatoi. Complimenti, cioè, non... Peraltro dico...